Favolose, il podcast dove è sempre l'ora di una storia. Oggi vi racconteremo Lacrime di coccodrillo. Non ci sono lacrime inutili, disse Giovanni il coccodrillo al figlio Americo. Non ci credere quando ti dicono che i coccodrilli piangono per bagnarsi gli occhi, per vedere meglio. Piangiamo per le stesse ragioni per cui piangono tutti, per assaggiare i sentimenti. Americo stava ancora tirando su con il naso. Ma le lacrime hanno tutte lo stesso sapore. Giovanni lo guardò con dolcezza. Americo aveva scoperto di essere l'unico coccodrillo della classe e aveva paura di non trovare neanche un amico. È vero che sanno tutte di sale, ma se ti fermi un istante ad ascoltarle, ti raccontano una storia. Andiamo a casa, ti voglio mostrare una cosa. I due coccodrilli entrarono nel fiume Po e iniziarono a nuotare vicini. Dall'alto, guardando bene, si vedevano due scie nell'acqua increspata, una più lunga e una più corta. Ogni tanto le loro teste spuntavano e gli occhi sembravano palline da ping pong gialle galleggianti. Sull'altra sponda del fiume li aspettava la loro casa, una palafitta dipinta di rosso nascosta tra gli alberi di acero, pioppo e salice. La casa era molto alta, sorretta da lunghi pali di legno. Si saliva al primo piano con una scala a chiocciola e si scendeva al piano terra con uno scivolo. Le stanze erano nuotabili grazie a un sistema di canali, vasche, piscine e cascatelle progettato dallo stesso Giovanni, che nel quartiere gli era valso il soprannome di ingegnere. La porta era larga e bassa e davanti c'era scritto «Casa mia». Saliamo nel mio studio, Americo. Davvero posso venire con te? Sì, sei pronto. Lo studio era in soffitta. Bastava una nuotata controcorrente in un tubo. Giovanni era salito per primo e dall'alto lo incoraggiava. Non avere paura. È come nuotare nell'acqua frizzante. Al terzo tentativo, Americo riuscì a spuntare dall'altra parte. Lo studio era uno stanzone rettangolare con un filo d'acqua che copriva il pavimento. Ma qui è bellissimo! È come una libreria, ma con i barattoli al posto dei libri. Ma quanti sono? Alle pareti c'erano scaffali, mensole, armadietti, dispense e comodini, e tutti erano pieni di barattoli. Non c'era un solo centimetro libero. Barattoli ovunque e nessuno era uguale all'altro. Giovanni fece una buffa piroetta su se stesso ed esclamò: «Questa è la mia collezione di lacrime!» «Ma sono tutte tue?» «No, le mie sono tutte in questo armadio verde. Ho conservato solo quelle veramente speciali.» L'attenzione di Americo fu attirata dal barattolo più grande di tutti. Un bottiglione di vetro alto alto. «Queste sono di Michela. Ha pianto un giorno e una notte quando ha perso il lavoro da piccione viaggiatore perché non ricordava più le strade. Per giorni aveva vagato attraverso il bosco con un carico di 1000 pacchetti tutti diversi. Rigirava la mappa tra le ali e non riusciva più a capire quale fosse la direzione da prendere. Allora, per cercare di risolvere il problema, aveva iniziato a disegnare dei segni gialli sui tronchi degli alberi. Così sarebbe stato più semplice capire se per di là ci fosse già passata. Aveva anche annusato l'aria più volte per individuare dove fosse il fiume. E infine aveva aspettato un'illuminazione. Ma non c'era stato niente da fare. Aveva perso il senso dell'orientamento. Tutte le strade le sembravano uguali e le percorreva senza sapere dove l'avrebbero portata. Per un corriere era un bel problema. Il suo capo
l'aveva trovata nel nido, sommersa dai pacchetti che non era riuscita a consegnare, e l'aveva subito licenziata. E questo? Chiese Americo, indicando il contenitore più piccolo di tutti. Queste sono di Alfredo, la formica che vive 18 alberi a est. Era disperato per aver perso il formicaio il giorno prima di Natale. Durante una ricognizione, lui e le altre formiche avevano trovato un enorme biscotto gelato alla panna e in 15 ore avevano percorso 4 chilometri per riportarlo a casa. Era stato proprio un giorno felice. Una volta giunti al formicaio, avevano fatto una scorpacciata e si erano poi messe pancia all'aria a raccontarsi delle storie d'avventura vicino a un piccolo caminetto acceso. È stato in quel momento che una forte pioggia improvvisa le sorprese. Tutto si allagò in fretta e, per salvarsi, scesero in profondità. Il formicaio, però, andò distrutto. Alfredo non riusciva a credere che un giorno potesse essere allo stesso tempo bellissimo e tristissimo. Tutti che hanno perso qualcosa. Sì, ma si piange anche quando si trova qualcosa. Giovanni aprì quella che all'apparenza sembrava una scatola di biscotti. Queste, ad esempio, sono lacrime felici. Il lupo Evandro passeggiava nel bosco guardando le stelle, quando andò a sbattere contro il lupo Fernando. Anche lui passeggiava nel bosco guardando le stelle. I due si scrutarono un istante, si arrabbiarono, ululararono all'unisono e alla fine scoppiarono in una fragorosa risata. È incredibile, ridevano proprio nello stesso modo. Allora si annusarono, girandosi intorno più e più volte. Ed era come guardarsi allo specchio. Quel giorno, due fratelli gemelli si erano ritrovati. E quanto hanno pianto quando l'hanno capito. Che fine hanno fatto poi? Non si sono più lasciati. Vivono ancora nel bosco in una casa a tre piani. E la sera salgono insieme fino al tetto per guardare la luna. La vedi invece quella tazza con il tappo rosso? Americo annuì in silenzio. Quelle sono raffinatissime lacrime di rabbia. Un lunedì di qualche anno fa, Beniamina, la lontra, si era azzuffata con un fenicottero rosa per un gamberetto che entrambe volevano mangiarsi per colazione. Alla fine a lei era toccato rimanere con la pancia vuota. A casa della sua vicina, poi, aveva perso 20 partite a carte una dopo l'altra. E quando infine decise di rifugiarsi nella sua tana, perché quella era proprio una giornata storta, si era schiacciata un dito tra la porta e il muro. L'urlo di dolore si era sentito a chilometri di distanza. Beniamina a quel punto si era tuffata in acqua e per sfuggire al dolore si era messa a girare su se stessa velocissimamente. Quel movimento, però, aveva creato un mulinello d'acqua che aveva risucchiato tutto quello che c'era intorno. La sua tana, il fenicottero rosa ladro di gamberetti, la vicina di casa, le carte e persino un povero rospo che passava di lì per caso. Beniamina, arrabbiatissima, aveva raggiunto la riva e si era messa a piangere. Quando sono arrivato io, aveva ancora le lacrime agli occhi. Allora abbiamo parlato un po' e alla fine siamo anche andati a prenderci un gelato. Io ho pianto perché non mi piace stare da solo. Ma anche se non sono coccodrilli, i tuoi compagni mi sembrano simpatici. Ho visto anche un martin pescatore con la cresta. E poi ci sono io. E quando ti liberi di me? Giovanni prese un'ampolla dall'armadio verde. Qui dentro c'è il giorno più bello della mia vita. Stavo facendo i tuffi nel fiume quando ho visto qualcosa galleggiare sull'acqua. Non ho fatto in tempo a vedere cosa fosse perché una cicogna nera mi è piombata addosso. E poi ti ho visto.
Ho pensato subito che fossi il coccodrillo più bello del mondo. Eri lungo ben 15 centimetri. E anche se la cicogna nera continuava a beccarmi sulla testa, mi sono commosso. E anche noi non ci siamo più lasciati. Certo che no. Non so tu, ma tutte queste chiacchiere mi hanno fatto venire una gran fame. I due mangiarono una torta di mele, delle cavallette fritte bene, una pasta al sugo e 8 porzioni di patatine. Poi sorseggiarono succo di frutta spaparanzati in piscina e a mezzanotte si guardarono euforici. Buon Natale! Buon Natale! Ve l'ho già detto che i coccodrilli festeggiano il Natale 5 volte l'anno? Favolose è una produzione Loud Stories. Prodotto e curato da Marta Freddio. Scritto da Chiara Giontella. Registrato presso Synchrodub Bologna. Fonici di sala Andrea Guerrini e Luz Gonzalez Rios. Sound design, sigla originale Amplitudo. Questo episodio è interpretato da Massimo Antonio Rossi, Francesca Consalvi, Mattia Angelillo.